cardiologo, che però è anche uno scrittore, Corrado Ajolfi. Caro Corrado, allora, ciao, fammi vedere quel tuo meraviglioso libro, il quarto, se non sbaglio, che scrivi? Il quarto che pubblico, sì. Gli ulivi di Tre Quan. È molto interessante per mille mattine. Vabbè, l'argomento è quello che ahimè conoscono tutti, però visto in maniera fantascientifica, cioè vai avanti nel tempo. Si parte da questo terribile virus del 2020 per arrivare al 2070, attraverso l'occhio di una donna, però, la protagonista femminile, che non è semplicissimo, scrivere attraverso l'occhio femminile. Allora, due cose. Prima di tutto, questo è il vantaggio di essere, sì, un medico che scrive, appunto, è questo. Vale a dire poter trattare una materia di questo tipo con una certa coerenza scientifica e quindi con cognizione di causa, se vogliamo. Tu riesci a essere intervistato e sentirmi il polso intanto? No, vai avanti. È che quando ci troviamo sempre a finire così, figuratevi quando mi prova la pressione. Tu tieni presente che il cuore è l'organo più robusto del nostro corpo, pur di averne cura, naturalmente. Certo. Sì, effettivamente, a proposito dei personaggi femminili, sì, in effetti io nei vari romanzi che ho scritto ricorro spesso a protagonisti femminili. Devo dire che intanto si tratta di personaggi sempre positivi, determinati e anche, devo dire, avvenenti, che non guasta, chiaramente. E devo dire che mi viene naturale avere a che fare con loro. Mi piace stare in loro compagnia. Sì, certo, no, quello forse anch'io, credimi, però è il fatto di ragionare attraverso e di vedere le cose. Sì, però tieni presente che scrivendo complicato. Il mio primo personaggio femminile era un'altra ricercatrice, come anche in questo libro, si chiamava Amélie, e devo dire che comunque dal punto di vista razionale forse le donne in molti aspetti ci superano, su questo non c'è dubbio, proprio per questo è complicato per noi ragionare, cioè era quello che intendevo. Beh, è un confronto comunque continuo che in effetti avviene proprio come diceva anche il collega, appunto è un dialogo continuo tra chi scrive e i propri personaggi, quindi sicuramente questo mi riesce... Devo dire che mi riesce estremamente facile, mi piace, è piacevole. Ti diverte, lo trovi estremamente stimolante. Allora, Intrecci, casa editrice, a quanto tempo? Cos'è? È già in libreria da... Sì, è uscito da pochi giorni, sì. Ed è il secondo che mi pubblica appunto Intrecci. Il primo era... Questo è un thriller appunto basato sulla pandemia, o meglio, non è tanto sulla pandemia perché... Vorrei appunto precisare che appunto essendo ambientato nel futuro si riferisce al post-pandemia. Sì, poi con un richiamo però costante alla bambina che esatto, lei, all'inizio... La protagonista in effetti ha dei continui diciamo flashback in cui rivive appunto la situazione di quando tutto è cominciato. Lei è una bambina di 8 anni che è privata dei propri... affetti familiari, cioè ha perso appunto i genitori a causa del morbo ed è stata costretta a vivere con il nonno che gestiva un agriturismo in questo piccolo borgo toscano di nome appunto Tre Quanda, e questo agriturismo era circondato da oliveti, oltretutto pure essi infestati da un terribile parassita, la xylella, e questo naturalmente spiega il titolo allegorico di questo libro. Ma poi praticamente la vita di questa ricercatrice si espande appunto nel futuro, in questi 50 anni appunto, in cui la pandemia rimane soltanto l'antefatto, cioè un ricordo, peraltro non molto lontano, perché da questa pandemia, quella che ho immaginato io nel mio libro, è
una pandemia diversa, decisamente, sì, sì, certo, e decisamente più devastante. Sì, no? Sì, no, ecco, ci mancherebbe altro. Da questo il mondo ne esce in maniera piuttosto malconcia. Mm. Però ecco, in questa fase è in questa fase che avviene qualcosa di nuovo, su cui appunto la mia protagonista indagherà. Vale a dire, ad un certo punto si osserva che nella popolazione, soprattutto di certi paesi particolarmente longevi, si assiste ad un aumento di incidenza di morti premature. Cioè la gente muore prima, anche in età relativamente giovane, ecco. E questo è un fenomeno che preoccupa appunto la ricercatrice, la quale prima di tutto si domanda: è una conseguenza della passata pandemia oppure c'è effettivamente qualcos'altro che sta sotto? Ecco, e l'idea complottista appunto che anima tutto il romanzo sta in questa domanda. Ecco. Corrado Iolfi, Gli ulivi di Taekwan, non è un virus per vecchi? Sottotitolo, intrecci, no, casi, no, di intrecci. Non è un virus per vecchi, il sì, sottotitolo è facilmente individuale, una citazione, no? Ecco, che ovviamente riprende il vecchio film. Certo, ovviamente potrebbe anche essere banale spiegare questo sottotitolo, ma in realtà non... cioè, dovete arrivare, sì, all'ultima, sì, pagina, no, infatti... per chiarire... il significato davvero di questo non è sottotitolo. Per nulla banale, perché poi lo riprendi, esatto, alla fine. Insomma, il libro va letto. Corrado Iolfi, grazie per essere stato grazie con noi. A te.